A Cittadella pochi fronzoli, tanta concretezza e organizzazione. Una vittoria che permette ai biancazzurri di ridurre le distanze dai play-out, ora a 4 punti. Il cammino, per carità, è ancora lungo, irto di insidie, ma che spirito! Evidenti i meriti di Grassadonia, palese la crescita che già si era percepita con Lecce. Lo abbiamo sempre detto, lo ribadiamo con forza e convinzione anche adesso. Questa squadra, per tanti motivi, non può interpretare una gara in chiave offensiva. Deve restare in partita sino alla fine, senza subire gol, provando a vincere, quanto accaduto a Cittadella. Una sola rete subita in 3 incontri, prima volta dall'inizio del torneo. Difendere bene per attaccare meglio. In questo momento non è possibile chiedere qualcosa di diverso. Prima di tutto l'equilibrio, senza naturalmente rinunciare a priori. Del resto, a chi non piace il bel calcio, gli esteti però dovranno farsene una ragione. Adesso infatti per salvare la B serve altro. Al tombolato è piaciuto lo spirito, una prova di grande sacrificio contro una squadra ispida, fisica, particolarmente aggressiva, soprattutto sulle seconde palle, con un atteggiamento morbido o scriteriatamente aperto, come nelle prime giornate, sarebbe finita molto male, e invece Fiorillo è stato di fatto inoperoso. La difesa, guidata da un sontuoso Mirko Drudi, ha vissuto una serata tutto sommato tranquilla. Odgaard si è sbloccato, ha realizzato un gran gol su assist di Scogliamiglio in versione trequartista. Si tratta della quinta vittoria stagionale, terza in trasferta dopo i successi di Ascoli e Reggio Emilia sotto la gestione Breda. Quanto pesa il disastroso avvio di stagione? Ma ora, per fortuna, può cominciare un nuovo campionato. Fondamentale la continuità.